C'è qualcosa che proprio non è riuscito a fare, un fallimento della sua vita, da cui magari ha imparato anche cacciare a via i così. Sindaci, insomma, vabbè, insomma. Come? Cacciare via il sindaco, insomma. Di... Che cosa non sono riuscito a fare? Ma non sono riuscito, cioè sono riuscito a smascherare Blatter quando stava alla FIFA, sono riuscito a smascherare Platini quando stava alla UEFA. Adesso non sono riuscito ancora a dedicarmi a fondo alla, come posso dire, al ripianamento totale del calcio a livello mondiale. Perché? Perché questo fatto della Superlega che è accaduto, ho capito si che aspettava, mi voleva portare si aspettava. Questo fatto della Superlega che è accaduto è figlia del fatto che le organizzazioni del calcio, le istituzioni del calcio, pensano di fare loro gli istituzionalisti con i soldi nostri, con i nostri investimenti. Allora, che interesse ha un Real Madrid, una Juventus, un Napoli a fare la Champions League? Indebitandosi per poter fatturare 70, 80, 90, 100 milioni in più? Ma se io ne ho spesi 200, 300 in più per poterla fare, c'è qualche cosa che non quadra. È chiaro il ragionamento? Allora, innanzitutto la UEFA deve diventare... Io faccio parte dell'ECA, che praticamente sarebbe European Club Associations, e mi sono sempre interessato del marketing. E ho sempre puntato il dito, ho detto, ragazzi, e la presidente Agnelli ha dovuto dare le dimissioni per via della Superlega. Ma ad Andrea gli ho detto, Andrea, voi state sbagliando con la Superlega per un solo problema, che voi volete diventare voi gli attori principali di questo sistema. Invece democraticamente tu devi lasciare la porta aperta a tutti. Quindi noi dobbiamo stabilire un'altra competizione, levandola dalle mani della UEFA, tenendo la UEFA come segretariato generale, dando noi alla UEFA un X% sulle revenues e non facendoci pagare noi dalla UEFA. Perché io adesso, sa quanti giocatori ho del Napoli in giro per i campionati europei? 18. Se qualcuno mi si rompe un ginocchio, se qualcuno mi si rompe un menisco, una caviglia, una spalla e non mi ritorna sano per 6 mesi, chi mi ripiana quei 100 milioni, 50 milioni? Me li ripiana la UEFA? No. E io perché ti ho dovuto prestare il mio calciatore? Per prendere gli spiccioli? Non esiste. Tu fatturi 3 miliardi e mezzo in 15 giorni? Allora bisogna che ti siedi un attimino al tavolino e rivediamo tutta questa situazione. Quindi il signor Agnelli, il signor Perez e gli altri hanno sbagliato, ma non hanno sbagliato a dichiarare che il calcio è diventato fallimentare per colpa delle istituzioni che non lo hanno saputo. Veda, Gravina, persona rispettabilissima, cioè, io farò dei grandi cambiamenti. Sì, farai dei grandi cambiamenti, benissimo. Ma com'è che la legge, tu già sono 2 anni e mezzo che stai, e perché non sei andato al governo a far abolire la legge 91 che è del 1981, 40 anni. Possiamo andare avanti con la legge di 40 anni fa? No. Perché tu non hai abolito la legge Bossi-Fini sulla libera circolazione degli extracomunitari, che sono quelli che costerebbero di meno e permetterebbero alle squadre meno importanti di diventare competitivamente importanti? Ed è del 2001, quindi 20 anni. Perché non hai dato un calcio alla legge Melandri, che è una signora pseudo-americo-italiana che di calcio ha capito ben poco e si è fatta scrivere la legge da Gentiloni, che non credo che di calcio ne capisca molto, no?
No, ma parliamo di 25 anni fa, ma il calcio cambia, il calcio va domesticato e modificato di anno in anno, è questo che la gente non vuol capire. Cosa ne ha risposto rispetto a queste domande che lei ha posto? Loro rispondono da istituzionalisti, quindi le loro risposte sono sempre un sì, no, va bene, vediamo. Ci pensiamo, sai quando lei dicono ci pensiamo, no? Sì, sì. Dici ciao, ciao bello. Beh, molto chiara questa...